La Coca-Cola avrebbe effetti devastanti sul nostro organismo, a dirlo è l'ex farmacista inglese Nirai Naik sul suo blog. I risultati di questo studio mostrerebbe che la causa è il fruttosio, sotto forma di sciroppo di fruttosio, una particolare sostanza presente in molti alimenti trasformati e in bevande come la Coca-Cola, di cui la maggior parte delle persone è totalmente inconsapevole della sua pericolosità. Come riporta anche Dagospia.com, dopo i primi 10 minuti, secondo Nirai Naik, sono stati assunti 10 cucchiaini di zucchero, il 100% della dose giornaliera raccomandata. L'unica cosa che impedisce di vomitare per l'eccessiva dolcezza è l'acido fosforico che altera il sapore della Coca-Cola, permettendo di ingerirla. 20 minuti più tardi, sempre secondo Nirai Naik, la quantità di zucchero nel nostro sangue è ai massimi e si sta producendo quanta più insulina possibile per farvi fronte. Allo stesso tempo, il nostro fegato risponde a questa situazione di emergenza trasformando tutto lo zucchero che può in grasso. Passati 40 minuti tutta la caffeina è stata assorbita, le pupille si dilatano, la pressione del sangue sale, il fegato risponde pompando più zuccheri nel sangue. A questo punto, sempre secondo Nirai Naik, dopo un'ora precisa, le proprietà diuretiche della caffeina iniziano a farsi sentire e sentite il bisogno di fare la pipì. Ed in questo momento si espellono elementi importanti per le nostre ossa, come il calcio, il magnesio, lo zinco, oltre ad acqua ed elettroliti, ancor prima che il nostro corpo possa estrarre gli elementi indispensabili per idratarci.